Cari amici di Dronezine, benvenuti o bentornati sul nostro canale. Questo video sarà un po' noioso, ve lo dico subito, perché parleremo di normativa, della normativa europea, quella suggerita dal Comitato Tecnico di EASA, entrata in vigore in maggio 2019 e nella piena applicabilità dal 31 dicembre 2020. In verità, questo è un piccolo video introduttivo del webinar che abbiamo svolto ieri sera, con alcuni formatori, flight examiner e flight instructor di alcuni centri di addestramento convenzionati con Dronezine e con la presenza straordinaria di un responsabile di D-Flight nella persona dell'ingegner Cristiano Baldoni, che molto gentilmente ci ha risposto a tutte le domande che gli abbiamo posto e anche quelle del pubblico. Ecco, a tal proposito, non siamo riusciti chiaramente a rispondere alle centinaia, perché davvero erano centinaia e centinaia le persone che hanno partecipato al webinar in diretta sulla piattaforma di Click Meeting, ma anche quelli che ci hanno seguito sulla nostra pagina di Facebook, che ricordo è www.facebook.com barra dronezine, per chi non lo sapesse. Naturalmente, dobbiamo ringraziare per la pazienza appunto l'amministratore delegato, l'ingegner Baldoni, per aver risposto a tutte le domande, molte delle quali inerenti appunto il QR code, l'applicazione, se deve essere un codice unico europeo per ogni singolo operatore, per ogni singolo drone, tutte risposte che onestamente noi sappiamo già e abbiamo già dato nei nostri canali, però diciamo che sentirlo da una voce autorevole come la sua ci ha naturalmente aiutato, dovrebbe fugare, ritengo, tutti i dubbi che qualcuno ancora dovesse avere a tal proposito. Le domande sono state tante, i quesiti importanti, oltre a quello appunto anche sulle tariffe, quindi ci ha spiegato quali sono i piani futuri di D-Flight, perché il mondo non finisce dalle open category che sono chiaramente un entry level, no? Un primo gradino di ingresso per chi si voglia approcciare al mondo dei droni, ma prosegue anche con la categoria specifica e più ancora in alto con la Certified. D-Flight ha dei piani ben precisi, ha una roadmap che a dire il vero ha sempre rispettato da quando hanno fatto le prime comparse nel mondo dei droni, quindi nel 2018, vado a memoria ma potrei sbagliarmi, forse è successo anche prima, quindi hanno fatto sempre una roadmap che hanno seguito e devo dire rispettato considerando anche la mole di lavoro che c'è dietro, quindi questo non è una sviolinata nei confronti del responsabile, appunto, dell'amministratore delegato Cristiano Baldoni, che ha partecipato e che ringraziamo ancora una volta, né nei confronti di tutti i tecnici e tutto il team che c'è dietro di Flight. E semplicemente è un apprezzamento che faccio io da tecnico, da informatico, perché effettivamente c'è tanto lavoro dietro, quindi oltre al discorso della registrazione obbligatoria, oltre al discorso della consultazione, spesso sottovalutato, delle mappe, della cartografia che sono messe, ripeto, gratuitamente a disposizione di tutti i dronisti, quindi mappe e cartografia di un'Italia che viene rappresentata un po' come un barbillo, no? Tanto vero che ho lanciato una provocazione chiedendo se non fosse il caso di evidenziare le zone dove effettivamente si può volare. E la risposta, vabbè, la vedrete nel video dopo. Un video di una qualità non eccelsa, purtroppo è stato registrato da una piattaforma di streaming, quindi non guardatelo sul vostro televisore da 65 pollici, non in 4K sicuramente, però contiene a mio avviso informazioni molto importanti, informazioni che ribadisco possono fugare alcuni dubbi. Le domande e le risposte sono ancora tante, non tutte ce le può dare D-Flight. Molte sono rivolte a ENAC, ma per questo magari avremo eventuali approfondimenti anche facendo domande dirette, come già è successo in passato, poi porteremo le risposte in pubblico. C'è anche la questione dei centri di addestramento. Avremmo voluto dare maggiore spazio, facendo spiegare loro cosa prevedono per il futuro, no? Come funzionerà il conseguimento dell'attestato per la sottocategoria A2. Purtroppo ENAC non ha ancora rilasciato ad oggi la LIC 15, che è la circolare appunto che entra nel dettaglio della formazione con eventualmente, non dico il syllabus, quello è già pubblico, nel senso che le materie di esame sono già ben note e chiare, però proprio anche per esempio capire chi dovrà effettuare queste 30 domande a risposta multipla, se saranno i centri di addestramento a formularle loro rispettando appunto il syllabus, oppure se le fornirà, dico io, ipotizzo, in busta chiusa la stessa ENAC. Quindi, per
pur non avendo queste risposte, i centri di addestramento purtroppo non sono riusciti a dare un'informazione completa. Comunque hanno spiegato quelli che saranno i piani futuri, la formazione per l'appunto anche oltre alla categoria 2, anche quella che sarà per la futura categoria specifica. Ecco, a tal proposito devo dire, non so se con gioia o con dispiacere, io penso più alla seconda ipotesi, che la conversione degli attestati CRO, quelli che sono stati appunto acquisiti prima del 31 dicembre 2020, probabilmente rimarrà per questo periodo transitorio di questi 2 anni fino al 31 dicembre 2022, potranno avere accesso agli scenari standard ITS 01 e ITS 02, quindi potranno volare in città più o meno al pari della categoria A2 con qualche vantaggio. Probabilmente la formazione richiesta per chi ha sostenuto l'attestato con le vecchie regole, diciamo così, quelle italiane, quelle nazionali, era un gradino superiore a quella che si può ottenere adesso facendo l'esamino, tra virgolette, della categoria 2. Perché in poche parole, come ben sapete, c'è un esame teorico da sostenere obbligatoriamente presso un centro di addestramento ENAC e un'attestazione di un esame, cioè di aver condotto un certo periodo di pratica in una zona adeguatamente libera da vincoli e da ostacoli, diciamo quelle che appartengono alle sottocategorie A3, quindi lontano da persone, da cose, eccetera, eccetera. Ovviamente nulla vieta, anzi è ben specificato nel regolamento UAS-IT che i centri di addestramento possono fornire una formazione aggiuntiva, facoltativa, non obbligatoria, che non dico la consiglio, però per chi arriva per la prima volta in questo settore, in questo mondo, certamente potrebbe essere un aiuto, perché magari ci sono persone che provengono da mondi che nulla hanno a che fare, che non hanno esperienze pregresse, quindi magari fate comunque questa formazione aggiuntiva. Detto questo, vi lascio la visione del video, ribadisco, la qualità non è un granché. Vi chiedo naturalmente un cenno di fiducia e di apprezzamento, se potete dare appunto iscrivervi al canale, mettere un bel like, cliccare sulla campanella in modo da rimanere comunque aggiornati sulle novità. E niente, vi lascio la visione, portate pazienza, il video è lungo, 1 ora e 40, abbiamo avuto anche qualche difficoltà tecnica, quindi chiedo venia anticipatamente. Vi ringrazio per la comprensione, spero vi sia d'aiuto e niente, rimanete sintonizzati sui nostri canali. Se avete delle domande da fare, alle quali purtroppo durante il webinar non siamo riusciti a rispondere, mandateci un'email a info@dronezine.it, le raggrupperemo e le invieremo direttamente all'ingegner Baldoni che, come ha promesso, risponderà poi a noi e poi la pubblicheremo naturalmente a tutti. Grazie a tutti, buona visione e a presto. Ciao! Dello spazio EASA, che sono i paesi dell'Unione Europea, più un gruppo di altri paesi importanti, che sono la UK, quindi tutta la Gran Bretagna, che sono la Svizzera, che sono la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein. Il regolamento che ha avuto delle ricadute su moltissimi aspetti della vita di noi operatori oppure appassionati di droni. Ha avuto ricadute ovviamente regolamentari, ha importanti ricadute sulle scuole di volo e infatti quindi sulla formazione sia dei professionisti sia degli hobbisti, delle modifiche di cui abbiamo già avuto degli assaggi nel recente passato, con l'introduzione del patentino online che serve per tutti, praticamente tutti coloro che pilotano droni sopra i 250 grammi, ha avuto delle ricadute sulla registrazione dei droni. E infatti siamo molto felici di avere con noi oggi Cristiano Baldoni, che è l'amministratore delegato di D-Flight, a cui lasceremo subito la parola perché anche per loro cambia parecchio. Cari dottor Baldoni, buonasera, sono Marco Rapolla dell'Aeroclub Benevento. Magari. Buonasera, buonasera a tutti. Beh, indubbiamente mi aspettavo e presumo che arriveranno delle domande dalla regia. Intanto,
approfittiamo di questo momento di pausa da parte della regia, così per salutare tutti i partecipanti, evidentemente per salutare la redazione di Drone Zin, per ringraziarli per questo invito e darmi la possibilità, insomma, di poter essere in qualche modo utile, ecco, alla comunità, cercando di dare lumi laddove ovviamente nella mia competenza e posizione dare lumi, dove non arrivo probabilmente lumi non darò. Vedo che nel frattempo è tornato Stefano, quindi non so Stefano, forse vuoi riprendere tu un attimo la fila del gioco? Grazie, grazie Cristiano. Chiedo scusa a tutti, buonasera, benvenuti. No, benvenuti, benvenuto io perché mi è sparita la connessione. Proprio sul più bello. Vabbè, allora Luca ha fatto giustamente un'introduzione su quello che sono i regolamenti europei che sono entrati in vigore. Faccio un piccolo excursus, no, anche per entrare nell'argomento, non entrare subito a palla nell'argomento, giusto, ma per spiegare anche a coloro che non se ne intendono tanto. I regolamenti europei sono entrati in vigore con quello esecutivo, il 947, nel maggio del 2019, quindi parliamo di parecchio tempo fa. La loro applicabilità invece è entrata in funzione, no, a pieno regime il 31 dicembre del 2020, quindi una ventina di giorni fa. Tutto questo perché i regolamenti transitori che sono stati per l'appunto creati e suggeriti dal Comitato Tecnico di ASA, di cui, come diceva prima Luca, fanno parte moltissimi paesi europei, moltissimi stati membri, necessita di un periodo transitorio, nel quale non verranno subito introdotte e applicate le regole previste appunto, dai regolamentatori europei. Ci sarà questo periodo transitorio in cui verranno utilizzate delle categorie precise e ben determinate. Noi sappiamo che il regolamento europeo prevede tre tipologie di droni o di categorie, diciamo così. La Open, che è la più semplice, alla portata di tutti, che fa sulla base del rischio, in base al peso dell'oggetto, quindi in base al peso dell'aeromobile o del UAS, che dir si voglia, in base alla sua velocità, quindi per creare questa forza di impatto in caso di urto che si esprime in Joule, e quindi fanno un rischio ridotto, vengono chiamate. Per il periodo transitorio non ci sarà un'applicazione della Open Category in senso più ampio, ma si parlerà di una Limited Open Category, che per l'appunto riduce i pesi, riduce le possibilità di volare, eccetera, eccetera. Ed è quella sulla quale io mi concentrerei nel corso del webinar di questa sera. Perché? Perché già appunto abbiamo avuto fino a pochi giorni fa tre categorie di regolamento. Dovevamo conoscere il regolamento ENAC edizione 3, dovevamo conoscere la Open Limited Category nel periodo transitorio che durerà 2 anni e dovevamo giustamente conoscere anche il regolamento EASA che entrerà in vigore il 31 dicembre 2022. Quindi cerchiamo, visto che noi abbiamo intitolato questo webinar Regole ASA facilissime, cerchiamo di renderlo semplice. Quindi non facciamoci la testa, non pensiamo troppo al futuro, pensiamo da oggi al 2022 cosa possiamo fare con i nostri droni, sia che vogliamo utilizzarli per lavoro, sia che vogliamo utilizzarli per hobby. Poi dopo parleremo anche di questa distinzione che è andata un po' a finire dal punto di vista normativo, ma poi nella pratica diciamo che bene o male è rimasta, perché andremo a vedere il discorso assicurativo, vedremo appunto la registrazione, i servizi offerti da D-Flight, cosa offre in base alle categorie di utenza, eccetera, eccetera. Quindi dicevo, l'Open Category, che in questo periodo sarà la Limited Open Category, poi si parlerà, e qui abbiamo dei centri di addestramento, abbiamo dei flight instructor, dei flight examiner, di alcuni centri di addestramento con i quali Drone Zin collabora da parecchio tempo, e con grande soddisfazione, devo aggiungere, che parleremo appunto della categoria specifiche. Poi avremo anche un livello successivo, che sarà quella che permetterà i droni, diciamo grossi, diciamo particolari, per impieghi ben determinati, che sono quelli della Certified. Ovviamente non tralasceremo neanche il BVLOS, cioè il volo, detta in parole povere, oltre la visuale, quindi il pilota e il drone che fa il vero e proprio servizio inteso per il drone, come si vede un po' nei film, no? Cioè il pilota nella cabina di regia, in questo caso anche senza radiocomando in mano, ma con una tastiera di un computer. Quindi l'evoluzione del percorso dei droni da semplici oggetti da qualche grammo fino ai 25 kg è stata un pochino regolamentata da EASA. Ora, senza voler descrivo brevemente le categorie più semplici, poi entreremo dopo
nel dettaglio della situazione, di cosa effettivamente sia necessario. Supponiamo, questa la faccio proprio facile, partiamo dall'inizio, portate pazienza voi istruttori, porta pazienza Cristiano. Supponiamo che voi vi abbiano regalato per Natale il classico drone da 249 grammi. La prima categoria di droni è quella che va da 0 a 249, fa parte della categoria A1 e la futura, attenzione, futura classe C0. Dico futura perché ancora ad oggi non esista, che io sappia, nessun drone marcato con la OpenCE. L'OpenCE sono una serie di specifiche stabilite da EASA che poi hanno messo e introdotto nei regolamenti europei e soprattutto nel 945, sempre del 2019, sono specifiche ben precise che i droni devono rispettare, quindi i costruttori dovranno produrre dei droni con delle caratteristiche ben precise. Ad oggi non c'è ancora nessun drone in commercio. Mi dicono che ci sia un BAC, se sono un piccolino drone di una marca strana, probabilmente cinese, insomma, ci credo poi quando lo vedo, nel senso che lì c'è scritto C0, ma staremo a vedere se effettivamente sarà così. Quindi ad oggi con i nostri droni, in teoria, non possiamo entrare, ma anche in pratica, non possiamo entrare nell'open category. Quindi rientreremo in questa limited category, in cui abbiamo fondamentalmente tre classi. Quella che sarebbe la C0, cioè i droni da 0 a 249 grammi, quella che sarebbe la C1, ma che ancora non è la C1, da 250 a 499 grammi, e quella che sarebbe la successivo, il passo successivo, la 2, che sarebbe da 500 fino a 1999 grammi. Per la 2 serviranno ulteriori attestati, ma poi andremo a capire il perché, il per come, cosa si potrà fare, cosa non si potrà fare. Con un drone piccolino, iniziamo dall'inizio, dalla base, da 0 a 249 grammi, quello che noi chiamiamo volgarmente 250, occorrono tre cose semplicissime. La prima, l'assicurazione. Questo è obbligatorio per tutti i tipi di droni. La seconda, non serve un attestato di competenza, perché appunto essendo fino a 249 grammi non è necessario nessun attestato di competenza. La terza è la registrazione, se possiede una telecamera o un microfono. Il che vuol dire che praticamente quasi tutti i droni in commercio necessiteranno di registrazione. Questa registrazione, poi adesso sto introducendo il discorso di D-Flight, cosa comporta? Comporta il fatto che bisogna applicare sul drone un QR code. Ora apro una parentesi, diciamo simpatica, ma poi fino a un certo punto, nel senso che abbiamo letto sui vari gruppi, sulle nostre pagine, via email, delle considerazioni da parte delle persone veramente simpaticissime. Qualcuno se lo voleva stampare, chi se lo voleva scrivere, chi plastificare. Ma sto benedetto QR code, Cristiano, cioè me lo posso appendere qui in fronte o devo metterlo da qualche parte? E a cosa serve effettivamente? Vuoi dirci qualche cosa di più preciso? Perché noi raccontiamo sempre la nostra storia, ma avremo piacere con una voce autorevole, come quella dell'ingegner Cristiano Baldoni, che è appunto il CEO, per dirla all'americana, o l'amministratore delegato, per dirla all'italiana, di D-Flight, che è una compagine costituita da Enova 60%, da Leonardo e da Telespazio. Ed è appunto l'azienda delegata da ENAC a fornire la cartografia per i droni e a fornire quella che in gergo europeo si chiama immatricolazione. Ci vuoi raccontare un pochino questo QR code? Cosa fate voi di D-Flight? Per quale motivo lo fate? E poi dopo entra anche nel dettaglio, magari spiegando un pochino e chiarendo queste faccende del QR code. Stefano, grazie, sei stato, devo dire, fin qua estremamente chiaro e molto esaustivo nella tua rappresentazione dei fatti. Ma il QR code in realtà non è altro che una rappresentazione di una stringa, è una modalità elettronica per scrivere qualche cosa, non è niente di più di questo. Ora, l'obbligatorietà che discende dall'applicazione della 947 per ciò che concerne l'immatricolazione, brutta parola perché in realtà la regolamentazione inglese nella sua versione originale usa la parola registration, usare la parola immatricolazione per la registrazione come operatore UAS secondo me è un errore del traduttore all'interno di chi si occupa della traduzione dei testi dall'inglese alle varie lingue della comunità europea. Comunque l'articolo 14 nella versione italiana della legge indubbiamente parla di immatricolazione di operatori UAS come operatori UAS e di immatricolazione di
UAS della categoria Certified. Quindi certamente con l'entrata in vigore della legge 947 viene meno l'obbligatorietà che era stata rappresentata nell'ambito del regolamento ENAC abrogato il 31 dicembre 2020 di registrare / immatricolare i mezzi a pilotaggio remoto. Noi abbiamo sempre detto, tra l'altro, che non si trattava di immatricolazione / registrazione dei mezzi, ma piuttosto di un'associazione dei mezzi nella disposizione di un operatore al proprio profilo, in maniera tale da potervi poi associare dei servizi, e questo continuerà ad essere. Tornando al QR code, evidentemente il QR code che mutua la regolamentazione europea rappresenterà il solo codice operatore EASA rilasciato dalla piattaforma di Flight a valle della registrazione / immatricolazione come operatore UAS. Il codice operatore EASA non può essere inventato, perché tra l'altro deve essere un codice univoco a livello nazionale, in maniera tale, tra l'altro, che poi quel codice possa essere reso interoperabile e reso utile ai fini identificativi, perché poi nella realtà dei fatti quel codice è un codice che appunto ha la finalità di identificare un mezzo, e attraverso il mezzo identificare la persona che ne è responsabile al fine di operarlo. Quindi l'essere operatore UAS rappresenta nei fatti, dal punto di vista giuridico, una responsabilità rispetto a un mezzo. Viene meno l'obbligo di registrare quel mezzo, ok? Però rimane la responsabilità nell'operarlo, e quindi l'obbligatorietà di scrivere su questo mezzo il codice operatore EASA consente a chiunque si trovi nella condizione di avere a portata di mano un mezzo, magari nel proprio giardino oppure da qualche altra parte, di risalire all'identità di colui che ne ha la responsabilità delle operazioni. Questo è il senso dell'articolo 14 della legge 947, tra l'altro devo dire mutuato in maniera, ritengo, abbastanza corretta dall'articolo 6 del regolamento attuativo nazionale UASIT pubblicato il 4 gennaio 2021. Di Flight si sta ovviamente allineando al meccanismo di normativa europea. Abbiamo indubbiamente ci ha richiesto un po' di tempo per adattare i sistemi, quindi il QR code, quello che conosciamo, vedo che nel frattempo stanno scorrendo delle domande, il QR code che a questo punto chiamiamo QR code UAS, che è quello che mutua la targa quella che era la targa del drone, rimane un meccanismo tecnico per accedere a servizi dedicati all'impiego dei mezzi a pilotaggio remoto per finalità base o per finalità avanzate, ok? E a questo punto diventerà facoltativo l'attivazione di questi servizi, mentre rimane obbligatorio la registrazione come operatore UAS e l'affissione sui propri mezzi di quello che sarà il QR code rappresentativo del codice operatore EASA, che sarà a questo punto unico per tutti i mezzi. E già con questo mi hai fregato, perché era la seconda domanda che ti volevo fare e tu hai già risposto. Troppo bravo. No, volevo anche sottolineare una cosa, e questo ci tengo a dirlo a livello personale. Dunque, l'ingegner Baldoni è qui in via personale, certamente in rappresentanza di D-Flight, ma fuori dall'orario di lavoro. Questo è giusto sottolinearlo e farlo presente, così come è anche giusto dire che spesso e volentieri nei vari gruppi, no, che gestiamo, nelle nostre pagine, insomma un pochino dappertutto, se ne sentono di cote e di crude nei confronti di D-Flight. Non è troppo corretto, perché comunque è gente che lavora. Io tra l'altro ho un background informatico e quindi comprendo bene le difficoltà tecniche anche solo nell'eseguire questa transizione,
che l'ingegnere Baldoni ha appena espresso adesso, quindi questa conversione, questi modi diversi di interpretare, di collegare il drone alla sua registrazione. Registrazione che per inciso ha poco a vedere con, cioè potrebbe avere anche un piccolo nesso aeronautico, ma in questo campo ne ha di più dal punto di vista della pubblica sicurezza. Dobbiamo ragionare sul fatto che, così come per il codice della strada, si tendono a targare, barre immatricolari, anche se è un brutto termine, gli autoveicoli, i motoveicoli e quant'altro, comunque tutto il parco circolante, stessa cosa avviene per i droni, non tanto per la loro pericolosità, e mi riferisco a quelli piccolini, no? Ma anche a quelli di peso superiore, proprio per una questione di pubblica sicurezza. Quindi è previsto, EASA ha previsto, gli stati membri che fanno parte di EASA hanno previsto che per la sicurezza propria e delle altrui persone e anche del parco circolante dei velivoli, a questo punto i droni devono essere associati in questo caso a un operatore, quindi sapere che se per caso succede qualcosa quel drone è della tal persona. Quindi giustamente l'ingegner Baldoni ha già spiegato la faccenda del QR code, che venga la transizione appunto eseguita tra come serviva prima e come appunto servirà adesso. Ma quali tipi di servizi possono essere a questo punto forniti, le chiedo ingegnere, sempre da D-Flight, perché abbiamo visto che ci sono due tariffe anche sostanzialmente molto, molto diverse, no? Uno da 6 euro se non ricordo male e uno da 96, il se non mi ricordo male è finto perché ovviamente le conosco a memoria. Cosa vengono, cioè, che vantaggio può avere chi sceglie un tipo di, se mi passatemi la parola, di abbonamento piuttosto che l'altro? Quali sono le specifiche di questi due tipi di, queste due barra probabilmente anche future tipologie di servizi fornite da D-Flight? Abbiamo e stiamo sviluppando tuttora un portafoglio di servizi che devo dire con certo orgoglio comincia a diventare sempre più sostanzioso. Poi indubbiamente il codice software è scritto dalle persone, come Stefano ricordava, ed è foriero di è sempre perfettibile. Ci piacerebbe che i codici fossero privi di errori e facessero delle cose fantastiche. Cerchiamo di dare il nostro meglio, evidentemente con tempi e costi anche importanti. Abbiamo cercato di arricchire il portafoglio servizi attribuendo livelli di servizio e tipologie di servizio diverse in funzione dell'impiego che si vuole fare della piattaforma e dei propri mezzi. Sappiamo tutti che è venuta a mancare la distinzione tra la vecchia distinzione, che tra l'altro mutuavamo dal regolamento, dalla vecchia versione del regolamento ENAC, tra operatori ricreativi e operatori professionali. Ciò non di meno riteniamo che la gran parte delle persone che si avvicina al mondo dei mezzi a pilotaggio remoto vorrà comunque limitarsi a un impiego base, quello proprio che è caratteristico della categoria operativa cosiddetta open, aperta, ok? E solo chi ne farà un uso più avanzato probabilmente vorrà avvalersi di servizi che gli consentano e che consentiranno sempre di più un impiego facile del mezzo in categorie più complesse, quindi in categoria specific, in categoria certified nel prossimo futuro, ma anche, lasciatemi dire, in categoria open, laddove però quella categoria open in qualche modo va a interferire con per esempio le riserve di spazio aereo, e quindi anche un operatore che volesse operare il drone sotto un aspetto di rischio al suolo in categoria open, quando mano a mano che si avvicina a delle riserve di spazio aereo, pensiamo agli aeroporti o anche all'avio, alle famose idrosuperficie e così via dicendo, è la stessa categoria open, lo stesso cilindro di 120 metri d'altezza e di raggio proporzionale in qualche modo dipendente dalla dimensione del drone, perché più il drone è piccolo indubbiamente e più si restringe il raggio del VLOS, ok, ma quello stesso cilindro è soggetto a regole diverse se quel cilindro
viene collocato nel deserto o piuttosto in prossimità di uno spazio aereo controllato, evidentemente. Quindi io tengo sempre a ricordare a tutti che la categoria Open, dove si dice, dove anche lo stesso Natale Di Rubbo, quando venne a fare diverse presentazioni in Italia, raccontava che la categoria Open non è soggetta ad autorizzazioni preventive. Io faccio sempre molta attenzione e metto sempre i puntini sulle i. In realtà non è così, bisogna andare a vedere quel cilindro di categoria open, di operazione open, dove lo colloco all'interno dello spazio aereo. Quindi, se effettivamente l'utente ambisce a limitare la propria operatività alla categoria open, o la limited open, come diceva Stefano, e quindi però conformandosi a tutti i requisiti, a tutti i vincoli che quella categoria impone, quella categoria di impiego. Quella modalità di impiego, lasciatemi dire, dei vostri mezzi, dei mezzi a pilotaggio remoto, impone, va benissimo il portafoglio servizi base che includerà la registrazione come operatore OAS e un'altra serie di servizi dedicati a questa categoria di impiego. Per chi ne voglia fare un uso un pochino più avanzato, evidentemente avrà bisogno di accedere ai servizi più avanzati. E alcuni obbligatori a partire dalla registrazione come operatore OS, evidentemente, e altri facoltativi che potranno essere attivabili attraverso continuiamo a chiamarli immatricolazione, attraverso l'associazione del mezzo al proprio profilo. Questo perché noi riteniamo che comunque il fatto di poter identificare il singolo mezzo è direttamente collocabile a determinati servizi che noi stiamo sviluppando, tra cui il famoso tracking, di cui magari parleremo più esaustivamente quando affronteremo anche in particolare il tema del BVLOS. Ecco, a proposito, ingegnere, allora, innanzitutto sottolineo che oltre ai servizi di registrazione che appunto ci ha appena raccontato ed esposto molto bene l'ingegner Baldoni, D-Flight fornisce anche la cartografia delle mappe di accesso ai droni, no? Quindi Chiedo scusa con. Roberto, vedo una raffica di domande infuocate. Io ovviamente non posso contemporaneamente rispondere alle domande sulla chat e parlare e conferire con voi in streaming. Non sono dotato di questa capacità così avanzata, mettiamola così. Quindi ho pochi neuroni da uomo. Chiedo la cortesia, magari Stefano alla redazione di raggruppare le domande, poi magari alle domande più significative, più frequenti, ai dubbi più forti, magari cercheremo di rispondere offline, ovvero alcune domande probabilmente troveranno risposta nell'ambito della conferenza. Io, se, per cortesia, ma anche proprio per cercare di concentrarmi nel pieno rispetto dell'audience, chiudo la sezione a destra, così non mi distraggo nel leggere le domande che certamente mi stimolano e vorrei poter essere nella posizione di rispondere a tutte. Certo, in effetti purtroppo ero senza connessione all'inizio, è una precisazione che facciamo sempre durante i nostri webinar, cioè che le domande più pertinenti poi le teniamo per la fine. O potremmo anche fare, nel caso ci fosse qualche domanda, sicuramente ci sarà qualche domanda alla quale non riusciremo a dare risposta in diretta, ci facciamo carico noi di Drunesina di raccogliere, facciamo una bella email a D-Flight, se ci vorrà rispondere Cristiano, ci risponderà Cristiano o qualche altro suo. Cosa è successo? Ah, ok. Qualche altro suo referente, così potremo appunto dare risposta a tutti quanti. Volevo sottolineare anche che appunto D-Flight, oltre al discorso della registrazione, fornisce anche la cartografia, cioè le mappe di volo di accesso ai droni. Quindi, se parliamo delle open, e questa prima parte del webinar si riferirà, diciamo, principalmente alle open e alle limited category. Dobbiamo sempre tenere presente che con qualsiasi tipo di drone, da 0 fino ai 2 kg di cui abbiamo parlato prima, dobbiamo riferirci alle limitazioni di volo. Limitazioni di volo che sono offerte gratuitamente previa registrazione sempre sul portale di D-Flight. Quindi io potrei con il famoso 250, senza attestato, purché sia assicurato,
eventualmente registrato su D-Flight, andare a volare un pochino dove mi pare, teoricamente. La domanda del secolo è, del 2021, è: ho un 251, posso andare a volare in città? Finalmente con l'EASA posso andare a volare in città. Allora, premesso che a livello personale, cioè, non tutti abitano a Roma, Firenze, Milano, cioè, città anche Torino, città con una certa Napoli, città con una certa prevalenza storica che valga la pena, diciamo così, documentare con il proprio drone e che non sia già stato fatto in passato. Ma tolto questo, è una questione mia personale, nonostante io sia anche un fotografo, per cui apprezzo assolutamente questo tipo di attività. Vabbè, in città sì, si può volare, però ribadisco, sempre rispettando le limitazioni degli spazi di volo. Le limitazioni dello spazio di volo, che ritorno ancora sull'argomento, sono spesso anche bloccate per motivi di pubblica sicurezza. Ad esempio, città come quelle che ho citato prima, Firenze, Roma, Milano, Torino, Venezia, ne abbiamo lì, si aggiungeranno sempre di più, temo, hanno delle belle riserve di zone segregate, si dice in gergo tecnico, perché per motivi di pubblica sicurezza. Per cui per volare lì, dal punto di vista aeronautico, magari non ci troviamo in nessun corridoio di atterraggio, in nessuna zona limitata perché è vicino, dentro una CTR o qualsiasi motivo. Però ci sono, cioè, la pubblica sicurezza, la questura, che ha detto no, tu qui non voli, mi devi dire se vuoi volare qua. Quindi dobbiamo controllare sulla cartografia di D-Flight, offerta di D-Flight, che per inciso, e apro la parentesi, è migliorata moltissimo negli ultimi tempi. Io posso dirlo perché sono stato anche un beta tester nella prima fase, quindi poi adesso sono uscite anche le applicazioni per Android, mi auguro anche presto uscirà anche quello per iOS. Quindi un prodotto, diciamo, abbastanza fruibile e comodo e ben fatto. Quindi dobbiamo consultare la cartografia di D-Flight per capire se lì si possa volare o meno. Sono spesso indicati gli enti che hanno richiesto la segregazione dello spazio aereo, quindi in quel caso si troverà magari il carcere, bisogna fare richiesta al Ministero di Grazia e Giustizia, piuttosto che appunto tipicamente alla questura, alla prefettura e quant'altro. Quindi questo limite del posso volare in città, in realtà sì, posso volare in città se ho rispettato tutte le cose che ci sono state fatte precedentemente. Tra le varie domande che mi sono segnato, ma che faremo eventualmente più tardi, perché così lasciamo un po' di spazio anche a Cristiano per riposarsi, vedo annoiati i nostri due flight instructor. Sento una voce di un fantasma bassissimo. Chi è? Ah, sì, è il mio eco. È il mio eco, sento il mio eco. C'è un microfono aperto? Credo che sia, vedo aperto il microfono del drone Zin Webinar Staff, che nel frattempo è ricomparso come icona. Ok. Allora, vabbè, quindi abbiamo fatto la prima, abbiamo parlato brevemente di D-Flight, lasciamo riposare un attimino l'ingegner Baldoni. Ribadisco, le domande da fare sono veramente tante. Quella che appunto aveva fatto Roberto, più quell'altra che dice: i droni inoffensivi esistono ancora, c'è la casellina da flaggare, come faccio, esisterà anche in futuro? Le facciamo dopo, oppure magari le raggruppiamo, tanto noi le abbiamo ricevute già tutte e te le mandiamo per email, insomma, gli dai una risposta e poi la pubblicheremo, cercheremo di fare un po' di chiarezza, perché purtroppo, non per colpa vostra, ma questo regime, diciamo così, transitorio che si è evoluto, anche se non in fretta, perché come dicevo prima, i regolamenti dal 2019 che ci sono, però per forza di cose si aspetta sempre l'ufficializzazione, no? Quindi ENA che è uscito il 4 gennaio, con l'entrata in vigore il 31 dicembre, quindi tutto a cascata, quindi va bene, ci sta, lo comprendiamo, speriamo che in questo periodo non succeda nulla, nel senso che vogliamo essere tutti in regola, perché se siamo qui e se anche tutte le persone che sono collegate in diretta adesso sono qui, è perché sono persone che vogliono rispettare le regole e comportarsi adeguatamente. Quindi abbiamo parlato dei droni leggeri da 0 a 249, da 250 a 499, arriviamo alla classe A2, quindi qui vorrei coinvolgere un attimino i nostri centri di addestramento, perché l'altra domanda che ci tormenterà per tutto il 2021, secondo me, è: io ho preso l'attestato critico, dove posso volare, cosa posso fare, la categoria open è fatta per me oppure no? Preciso una cosa, le categorie open specificano, come dicevo prima, che devono avere il marchio OpenCE,
dovranno avere probabilmente il famoso transponder, ovvero il local broadcast identification, quello che adesso è sostituito temporaneamente, correggimi Cristiano se sbaglio, dal QR code. Quindi non si può parlare ancora adesso veramente della categoria 2, parliamo della ipotetica categoria 2, anche se in realtà nel regolamento WASIT, appunto, pubblicato da ENIC il 4 gennaio 2021, si fa riferimento esplicito a questa categoria 2, dicendo che occorrerà il solito attestato di competenza per le categorie A1 e A3, al quale aggiungere un altro attestato di competenza da svolgersi presso, e qui non voglio anticipare nulla, darei la parola a Daniele Trombini di HT Academy, se non è pronto, non vuole. Va il microfono. Non gli va il microfono a Daniele. Ah, beh, poverino. Vuoi parlare tu allora un attimo, Marco, di quella che sarà la formazione, a parte dalla formazione che avete fatto fino adesso e quella che probabilmente farete in futuro? Buonasera a tutti, si sente, sì? Spero di sì. Innanzitutto buonasera a tutti. Ma il percorso storico che si sta avendo in questo momento è un percorso naturale, perché è avvenuta la stessa cosa in aviazione tradizionale, quindi in aviazione con equipaggi a bordo. E diciamo che noi negli ultimi 3 anni abbiamo assistito a queste variazioni che hanno comportato una maggiorazione per quanto riguarda l'aspetto sicurezza del volo, ed è giusto che sia così, perché tutto il sistema si sta integrando sempre di più insieme all'aviazione con equipaggio. In questo momento di sospensione a livello nazionale saremo infatti a breve pronti per rilasciare il famoso A2, che sostanzialmente non è che cambia molto, perché le materie rimangono sempre le stesse, cambiano come dicevamo e dicevate prima le regole dell'utilizzo dello spazio aereo e alcune limitazioni. Quindi il percorso storico dal mio punto di vista sta andando ed è un copia e incolla dell'aviazione con l'equipaggio. Io potrei anche chiamare qui l'ingegnere Mirabella, che potrebbe anche darci qualche... Se l'ingegnere è presente potrebbe attivare la camera. Vediamo se riesco a farlo io. Allora. Ingegnere Mirabella, che è anche il flight examiner dell'Aeroclub Benevento. Vediamo un po' se lo riesco a inserire. No, non ci riesco. Forse Luca. Luca, ci sei? Sei andato via? Comunque, vabbè, allora, intanto che arriva l'ingegner Mirabella, diciamo che quello che sappiamo, cioè poco, nel senso che ENAC nel suo WASIT, chiamiamolo WASIT. Eccomi, per che cosa succede? Ecco, ci servirebbe, sentite, Luca, se abiliti gentilmente l'ingegner Mirabella. Riesci a far entrare l'ingegner Mirabella? Il bello della diretta è anche questo, che in presenza, bene o male, le cose erano più semplici. Adesso si ottiene forse una migliore audience, però le problematiche tecniche, insomma, permangono e rimangono. Allora, intanto che vediamo se riusciamo a far entrare, a far parlare appunto Nisena Mirabella, che appunto è un flight examiner, no, dell'Aeroclub di Benevento, se non dico male. Diciamo che per come esplicitato dal regolamento WASIT di ENAC, la categoria A2, quella che sarà la famosa categoria A2, necessiterà di un insieme di un ulteriore attestato di competenza comprensivo di 30 domande, domande che per inciso, mi confermerete voi signori dei centri di addestramento, non sono ancora state rese note, quindi, e soprattutto la procedura. Tutto questo perché si sta attendendo questa famosa variante della LIC 15, che è appunto una circolare emessa da ENAC che riguarda in modo particolare la formazione e come essa debba venire erogata. Quindi verranno stabilite
verranno chiarite queste domande, se sono a libera discrezione, a libero arbitrio dei centri di addestramento, oppure se saranno fornite in un pacchetto, ipotizzo io, a busta chiusa, fornite ai centri di addestramento. Perché ricordo che questo ulteriore attestato di A2 si può ottenere solo previo appunto il superamento di un esame teorico composto da 30 domande a risposta multipla da svolgersi esclusivamente presso i centri di addestramento riconosciuti da ENAC. Dopodiché bisognerà anche presentare un'autodichiarazione nella quale si affermerà che si è condotta un adeguato periodo di sperimentazione di attività propedeutica, pratica nel vero senso della parola, condotta in un apposita spazio, che tipicamente sono quelli che rispondono alla categoria A3, nel quale appunto si dice che si sa condurre il drone tranquillamente. Quindi è sparita rispetto alla vecchia LIC 15 in cui era previsto per il CRO, per l'attestato per l'operazione critica, la prova pratica. Se sia un bene o non sia un bene non ve lo so dire. Presuppongo e spero che effettivamente chi decide di fare questo gradino superiore, avendo già comunque due attestati, insomma un pochino di pratica con i droni, ce l'abbia. C'è da dire anche questo, che secondo me in EASA hanno fatto un ragionamento anche a monte, cioè hanno previsto che questi droni marcati OpenCE per l'appunto, non dico che facciano tutto da sole, ma poco ci manca, quindi siano abbastanza intelligenti di non andare dentro una zona vicino a un aeroporto, indipendentemente da quello che dicono le mappe di D-Flight, perché bloccate proprio tecnicamente, che riescono comunque a mantenere il controllo anche se il pilota lo perde. Insomma, effettivamente è vero, ci sono certe marche di droni che fanno quasi tutto da solo. Ciononostante, ribadisco, è comunque un, non dico peccato, però sarebbe bene che questa attività pratica venisse effettivamente svolta da tutti coloro che vogliono ottenere questo ulteriore attestato. Ovviamente questo scalino d'ingresso rimarrà poi se si vuole salire di livello, quindi se si vorrà ottenere l'accesso alle categorie specifiche, che ricordo, le categorie specifiche quali sono? Non hanno una distinzione ben precisa, semplicemente il regolamento europeo dice che le varie categorie A1, A2 e A3, con le classi C0, C1, C2, C3, C4, sono definite come open. Tutto quello che è esente da queste classi, da queste categorie, va necessariamente nella specifica. Luca, ti chiedevo, visto che sei ricomparso, riesci a dare il microfono e la videocamera? Buonasera, mi sentite? Oh, sì. Mi è stato sbloccato il microfono, ma non la camera. Riusciamo con la camera a sbloccarlo. Adesso la nostra potente regia sbloccherà anche la camera. Benvenuto, ingegnere. Flight Examiner del Club di Benevento, dico bene? Sì. Pronto? Sì, Allora, senti, mi pare che io ho provato a sbloccare. Mi sentite? No. Bene, ingegnere, se non le dispiace, intanto può raccontare qualcosa, poi sarò perché la sicuramente. camera poi non è così importante. Intanto mi presento, io sono ingegnere elettronico. Mi occupo anche di cose aeronautiche, che sono anche pilota di aviazione generale nel ramo dell'aviazione VDS. Sono pilota avanzato VDS e sono ovviamente pilota, flight instructor e esaminatore ENAC per quanto riguardava il vecchio ordinamento, diciamo così. La domanda era sulla categoria di operazioni A2, mi sembra. Ecco, diciamo che il dottor Orsi ha perfettamente inquadrato, diciamo, la logica della categoria Open. Io consiglierei, tanto per cominciare, di evitare, diciamo, di cercare di forzare la nuova impostazione ASA, cercando in qualche modo di paragonarla alla vecchia impostazione ENAC di basico, critico, eccetera, perché le due cose
non sono tanto commensurabili e creano forse ancora più disagio. Invece, dobbiamo proprio abbandonare quel discorso e diciamo, entrare in una logica un pochino diversa, che è appunto quella di una logica di classificazione dei droni con la marcatura europea, no? C0, C1, C2, C3, C4, ma esiste anche la marcatura C5 e C6, che è un po' difficile da trovare perché sta in un altro dei regolamentini ENAC, diciamo, aggiornati, e che riguardano semplicemente l'UAS. E poi invece la definizione da parte di ASA, delle categorie di operazioni, che sono appunto la A1, la A2 e la A3. Quindi, diciamo, mi sono creato una tabella a doppia entrata in cui, diciamo, si vede, incrociando da un lato i dati della classificazione delle categorie di operazioni con le caratteristiche degli UAS e le caratteristiche che debbono avere i piloti di UAS, diciamo, cerca di fare un po' di chiarezza in maniera grafica, se vogliamo, per non disperdersi. Ma riferendosi specificamente alla A2, sostanzialmente, sì, c'è questa categoria A2 che con i droni marcati consente di fare operazioni in ambiente urbano, con avvicinamento alle persone fino a 30 metri o addirittura 5 metri in velocità ridotta, per droni con una massa di 4 kg se sono marcati, ridotta a 2 kg se invece si tratta di droni, diciamo, non marcati, e cioè tutti quelli attuali, come giustamente diceva il dottor Rossi. Per cui sostanzialmente questa categoria 2, che pure è una categoria aperta, consente di fare operazioni, la maggior parte delle operazioni che si facevano con i droni e che si fanno con i droni, diciamo, attuali, anche quelle che noi chiamavamo critiche. Quindi è una categoria aperta che però consente di fare alcune cose che prima venivano definite critiche, perché l'ambiente urbano era un ambiente critico, chiaramente. La categoria aperta, cioè la categoria aperta transitoria, quella che appunto ci governerà per i vecchi droni fino all'arrivo dei droni marcati, che cosa fa? Introduce un'ulteriore limitazione, cioè dai 4 kg si scende ai 2 kg per i droni di tipo vecchio, e la distanza, diciamo così, dalle persone da 30 metri sale a 50 metri. Quindi EASA istituisce questa nuova categoria, che però ha questi parametri più restrittivi. Inoltre, il pilota deve avere una ulteriore competenza, che è appunto fatta da questo corso su 3 materie: meteorologia, prestazione di volo degli UAS e misura di attenuazione tecniche operative del rischio a terra. Quindi le famose 30 domande dovranno vertere su, diciamo, queste tre tipologie di argomenti. Il dottor Rossi diceva non si sa bene come fa. In realtà no, si sa. Non è proprio dettata la procedura operativa, sì, nei minimi dettagli, però già con l'UAST l'ENAC ci dice che si può utilizzare un corso di formazione che possono erogare i centri addestramento autorizzati di 10 ore, di cui il 70% può essere fatto, diciamo, a distanza, e il 30% in presenza. Quindi, diciamo, 7 è facile perché sono 10 ore, quindi 7 ore a distanza, 3 ore in presenza,
E poi c'è la prova, che è questo questionario a risposta multipla, questo quiz a risposta multipla, che ovviamente dovrà essere fatto in presenza, almeno da quello che si capisce dall'OAST. C'è poi... Io approfittavo, intanto ingegnere, i miei complimenti perché vedo che hai studiato e di questi tempi non è facile trovare qualcuno preparato sulla materia. No, vabbè, è una battuta, però ha detto tutte cose vere. Approfittavo del microfono che le ho rubato velocissimamente con un colpo di coda, perché ho letto alcune domande che come sempre stanno anticipando quelle che volevo fare invece all'ingegner Baldoni. Lei prima ha menzionato il discorso del tracking e sul quale le chiederei effettivamente proprio una spiegazione, perché non l'ho tanto ben compreso a livello personale. Poi intanto, se ci vuole raccontare anche il DOA e il DOP, cioè ovvero i due servizi alternativi, uno dedicato anche all'utenza base, l'altro a quella pro, come la chiamate, e, se ci vuole raccontare un attimino queste tre tipologie di servizi, come funzionano dal punto di vista pratico, perché secondo me hanno una... avranno in futuro una grande importanza, però è giusto che lo spieghi lei, perché insomma sa di cosa sta parlando meglio di me. Grazie. Allora, diciamo che tanto la DOA quanto la DOP quanto il tracking sono quegli strumenti che noi abbiamo introdotto su D-Flight, non voglio dire inventato, perché per carità sono cose che discendono poi dall'attività di ricerca e sviluppo che abbiamo condotto in Chorus e gli altri progetti sviluppati all'interno delle attività di ricerca della Cesarge Undertaking. E, comunque sono tutti servizi che in qualche modo ci aiutano o cercano di aiutarci, noi, l'ENAV, il regolatore, a costituire quella che in gergo aeronautico chiamiamo situation awareness. È una condizione che aiuta gli stessi operatori, evidentemente, perché sapere che all'interno di una stessa porzione di spazio aereo, chiamiamo una porzione di spazio temporale, mi troverò a condividere lo spazio aereo con da solo, cioè non, a non condividerlo, piuttosto condividerlo insieme ad altri 2, 3, 10, 100 operatori, è molto importante, perché questo aumenta il nostro livello di attenzione, un po' come sapere di condurre la macchina in perfetto isolamento nell'ambito del cortile di casa, piuttosto che non a condurre lo stesso veicolo all'interno di un'autostrada con il traffico intenso, evidentemente, no? Quindi in particolar modo nel contesto dei mezzi a pilotaggio remoto, dove il concetto di see and avoid evidentemente non può sussistere, perché non si è a bordo del mezzo e quindi la cognizione dello spazio aereo circostante non è nota come lo è quando si è a bordo del proprio mezzo, evidentemente è un problema grosso, ed è un problema che in particolare sappiamo limita in maniera forte in questo momento l'impiego dei mezzi a pilotaggio remoto, non tanto nella condizione open e in linea diretta visiva, il cosiddetto VLOS, ma soprattutto ha impatto su quelle che saranno i servizi, l'erogazione di servizi più avanzati attraverso l'impiego dei mezzi a pilotaggio remoto, che sono quelli che noi chiamiamo al di là della linea visiva, il BVLOS, piuttosto che non Beyond Radio Line of Sight, ancora, quindi un BVLOS ancora più ampio, no? Parliamo di decine, centinaia di chilometri, e addirittura in modalità autonoma, che è la precondizione, credo, perché effettivamente determinati servizi come la medical parcel delivery, piuttosto che non il good delivery, ma anche l'inspection management, forse alcuni aspetti di agriculture precision, potranno essere effettivamente efficaci e vantaggiosamente, economicamente vantaggiosi rispetto alle modalità tradizionali di erogazione di questi servizi, solo allorquando sarà possibile, come diceva Stefano, avere un uomo seduto in una sala di regia con una tastiera e con
la sua flotta di mezzi a pilotaggio remoto che in maniera del tutto autonoma ciascuno conduce la propria missione. Questo dal pacco fino ad arrivare all'air taxi, che è forse in questo momento il concetto più affascinante che noi abbiamo visto già in Blade Runner nel lontano ormai 1984. Tutti pensavamo che arrivasse domani e purtroppo invece ancora non è una realtà ma un sogno, però insomma ci stiamo avvicinando, spero anche abbastanza velocemente, alla realizzazione di questo sogno. In alcuni paesi già lo fanno a livello sperimentale, è ovvio che in contesti urbani quali le megalopoli cinesi, americane, asiatiche c'è maggiore pressione perché il servizio di drone taxi trovi una sua piena realizzazione. In Italia sicuramente ci metteremo un po' di più, però ha comunque il suo fascino e il suo appeal. Quindi DOA, il servizio base a cui tutti possono accedere con il loro mezzo a pilotaggio remoto per andare sul campo, attivare la DOA con l'app Android, speriamo presto con l'app iOS o eventualmente anche col proprio laptop, e se proprio non si ha l'app. E la mia raccomandazione, seppur non sia un obbligo regolamentale, è quello di andare sul campo e ad attivare la propria DOA. E la DOA significa la bolla intorno a me in cui io sto volando col mio mezzo a pilotaggio remoto in condizione VLOS, ok? Tra l'altro, attivare la DOA su D-Flight implica anche avere una verifica immediata di quelli che sono i vincoli a contorno, per cui se la DOA viene attivata con delle interferenze di spazio aereo, il sistema ti avvisa e ti dice: guarda, questa DOA non la puoi volare, oppure puoi volare a condizione che ti mantieni al di sotto di 60, 45 o 25 metri a seconda di dove ci troviamo rispetto ad alcuni punti cospicui del territorio italiano che sono quelli soggetti alla circolazione aerea. La DOP è un passetto in più, perché la DOP, mentre la DOA è un servizio ad uso immediato, ovvero quando devo andare sul campo attivo la DOA e sempre che io possa volare in quella circostanza effettivamente la DOA mi si attiva. Se non mi si attiva la DOA non è che io ti impedisco di volare, però campanellino d'allarme, stai attento perché forse stai volando dove non potresti volare in condizione open. La DOP è un passo in più. La DOP consente effettivamente agli utenti pro di pianificare il proprio volo ottenendo una serie di informazioni rispetto a tutta la documentazione necessaria perché effettivamente il processo autorizzativo, perché a quel punto verosimilmente stiamo andando ad operare in condizioni tali per cui avrò bisogno del rilascio di un nulla osta dell'ente ATS piuttosto che non dell'autorizzazione finale proprio dell'ENAC ai sensi dell'ATM 09, molto probabilmente. E quindi la DOP mi consente non solo di pianificare, ma mi consente anche di costituire un faldone elettronico completo. Oggi le linee guida dell'ENAC dicono la DOP deve essere fatta su D-Flight a valle dell'autorizzazione. Noi stiamo lavorando con ENAC, che il nostro auspicio è che la DOP diventi addirittura quello che noi abbiamo chiamato single entry point per l'attivazione di un processo autorizzativo. Quindi anziché, come purtroppo è ora, mandare la PEC alla direzione aeroportuale, la PEC all'ente ATS, la PEC all'AMI, la PEC alla direzione generale dell'ENAC e così via, si va su D-Flight, si inseriscono i dati spazio-temporali relativi alla propria missione che si intende volare e da quel momento ho posto una prevalidazione a livello di sistema delle informazioni inserite, parte direttamente un workflow elettronico che dispaccia la richiesta ai singoli soggetti deputati al rilascio del nulla osta barra autorizzazione. Il terzo passaggio è il tracking. Il tracking ovviamente è quello che nel concetto U-Space viene chiamato come Electronic Networking Identification. È molto diverso tra quello che la 945 introduce, come diceva Stefano, per il cosiddetto Local Broadcast Identification. Qual è la differenza? Il Local Broadcast evidentemente è un servizio deputato ad assolvere il requisito di sicurezza, quella che in inglese si chiama security.
È un sistema locale, è un beacon che il produttore per ottenere il marchio CE dovrà montare sul proprio mezzo, e questo beacon ha un range relativamente piccolo, perché parliamo di un sistema probabilmente Wi-Fi o Bluetooth, per Esatto. cui il cittadino o eventualmente il poliziotto vedrà sul proprio telefono, probabilmente nell'elenco dei SID, quello che noi usiamo normalmente per vedere se ci sono degli hotspot. Alcuni hotspot che non sono in realtà dei router Wi-Fi, ma sono dei droni. E quindi attraverso il codice identificativo che leggerà sul telefonino, magari attraverso l'applicazione di Flight, potrà comunque risalire all'operatore OS che ha la responsabilità operativa di quel mezzo. Questo è quello che prevede la 945. Il Networking Identification è un sistema molto più simile a quello che si usa nel contesto aeronautico. Di electronic conspicuity, quindi il mezzo trasmette a un'entità centrale attraverso un processo cooperativo, come per esempio l'ADS-B o il trasponder di bordo degli aeroplani, e il sistema centrale prende la traccia e la mette a disposizione su una traffic picture, che consente quindi a tutti gli utenti di vedere chi si ha intorno, e consente anche dei servizi ancora più avanzati, perché consentirà, per esempio, a un supervisore di flight di erogare il cosiddetto servizio di conformance monitoring. Quindi attenzione, io ti lascio volare nel volume di spazio aereo che tu ti sei prenotato e che ti è stato autorizzato, ma se poi vai fuori da quella porzione di spazio aereo, o magari ti avvicini troppo, è vero che ci sono i sistemi di bordo, come diceva Stefano, che fanno il cosiddetto geocaging attivo o geofencing attivo, ma quello sarà un livello di servizio in più che potrà, in funzione dei buffer, in funzione di tutta un'altra serie di vincoli, avvisare l'operatore che il proprio mezzo sta sforando. Noi riteniamo che la DOP e il tracking siano dei prerequisiti essenziali per rendere sempre più rutinario l'avvio delle operazioni BVLOS. Oggi sappiamo che per fare un'operazione BVLOS, al di là di quei scenari, diciamo, in PDRA pubblicati dall'ENAC, che però sono dei BVLOS, lasciatemi dire, un po' limitati, perché parliamo di 1 chilometro, un altro chilometro con l'osservatore. Se eventualmente, se metti 25 osservatori in fila, fai Puoi 25 fare. chilometri, ma poi quanto ti costano questi 25 chilometri? No? E questo è il punto di domanda. Se io voglio fare l'inspection di un traliccio della mia rete elettrica che è lunga 100 km, metto 100 operatori, mi costa meno l'elicottero, che è il metodo tradizionale con cui vado a fare l'inspection del traliccio, no? E questo è abbastanza evidente. Quindi il tracking e l'interfaccia, lasciatemi dire, l'ultimo blocco su cui stiamo lavorando e che stiamo attivando in via sperimentale, chi ha avuto il piacere di vedere il nostro nuovo video di Flight ne ha avuto un assaggio, quello che noi abbiamo chiamato Support Desk di Flight. Il Support Desk di Flight è un contesto co-ubicato all'interno del centro di controllo di Roma CC, ma probabilmente poi sarà replicato nei 4 centri di controllo italiani, il cui compito è proprio quello di fare da interfaccia tra il mondo UTM, che è il mondo degli unmanned, e il mondo dei manned, creando una condizione ulteriore perché effettivamente le operazioni unmanned long range possono diventare facilmente autorizzabili, proprio perché effettivamente ci sarà una gestione più flessibile dello spazio aereo, consentita da questi presidi tecnologici e operativi. Quindi provo a riassumere, così mi darai il voto e mi vedrai se mi potrai promuovere. Quindi si arriverà ad avere un D-Flight che coordinerà tutto il volo dei droni in categoria, anche oltre a quella aperta, naturalmente, come fa la mamma Enaves, in poche parole. Quindi avremo una specie di controllo e di relazione, no, su questi schermi, su questa centrale operativa, tramite appunto le drone operation plan piuttosto che con il tracking, in cui si eviteranno appunto queste collisioni che inevitabilmente potrebbero succedere, cioè immaginando un aumentarsi esponenziale di questo tipo di mezzi. Io poi, tra l'altro, vabbè, sarei già contentissimo, questo è il futuro e ci credo e sono molto ottimista, sarei già contentissimo
se invece si avverasse quello che gentilmente ci ha anticipato, e cioè che Divide diventasse un po' il riferimento anche per l'operatore delle specifiche, cioè non parliamo solo delle open, esiste anche un mondo oltre le open, tanto per chiarirci, coloro che fanno una professione, cioè con il drone viene utilizzato per professione. E al giorno d'oggi, se vogliono fare un'attività di questo tipo, devono mandare 50.000 PEC, ottenere l'autorizzazione prima di uno, NOM deve arrivare prima di quell'altro, la prefettura non mi ha dato l'ok, sì, ma la direzione aeroportuale cosa dice? Cioè, se avessimo a che fare con un solo referente, perfetto di flight, mi va benissimo, che gestisse un pochino questa cosa, secondo me sarebbe un grande passo avanti, perché ci ritroviamo che al giorno d'oggi l'operatore professionale svolge un 10% di attività sul campo e l'altro 90% a svolgere pratiche burocratiche, a mandare, registrare, ricevere mail, ottenere le autentiche, insomma, è veramente un po' un problema. Quindi io credo che il futuro di D-Flight sia ben chiaro e delineato, mi auguro che abbia chiaramente, per adesso devo dire, sempre mia opinione personale, cosa lo dico qui in pubblico di fronte ai quasi 200, più 100, insomma quasi 300 spettatori che ci stanno seguendo, che D-Flight ha sempre mantenuto le promesse, nel senso che aveva una scaletta, io partecipai alle prime, diciamo, presentazioni pubbliche, ha sempre mantenuto quello che voleva fare, quindi mi auguro che questo venga presto realizzato. Ora ci troviamo con una situazione un po' particolare, nel senso che, vuoi dire qualcosa? Dottor Rossi, sono l'ingegnere di Mirabella. Prego, dottore, ingegnere. Chiedo scusa l'interruzione, ma volevo solo completare quel discorso della 2, perché noi abbiamo parlato della parte teorica, però poi c'è la parte pratica, che pure, diciamo, quando lei vuole, semmai possiamo dire qualcosa sulla parte pratica. E poi fare anche una considerazione in merito alle cose che diceva l'ingegnere Balduni, che sono veramente l'avveniristico futuro, ma neanche tanto, perché in realtà poi è più vicino di quanto sembri. Se posso. Tra l'altro so che l'indiscrezione mi arriva sempre per via di traverse, so che Leonardo sta facendo, chiaramente è un'eccellenza italiana in questo campo, anche in questo campo, sta facendo sperimentazioni e dovrà fare richieste alla compagine di D-Flight per futuri voli in BVLOS, ma voli con i droni seri, insomma, vabbè, ma questo magari ingegnere Baldoni non potrà dirlo. Mirabella, vada pure avanti, al microfono prosegua pure. Sì. Allora, semplicemente per completare, il discorso A2 delle competenze pilota A2 che il pilota abbia completato un addestramento pratico autonomo, così dice il regolamento EASA. Questo regolamento pratico autonomo può essere fatto a richiesta e a volontà dell'utente anche presso il centro di addestramento. Infatti nella USIT questa cosa viene certificata proprio dall'ENAC, la quale dice che appunto a richiesta, se vuole, non è obbligatorio, ma se vuole, l'utente che va a fare l'esame teorico delle 30 domande può anche svolgere un corso di 4 ore, sono indicati anche i tempi, con molta precisione, 4 ore da accensione allo spegnimento dei motori del drone, ovviamente scaglionato perché bisognerà pure cambiare batterie ogni tanto, fare questo corso pratico di 4 ore, alla fine delle quali ci sarà ovviamente una prova anche pratica, e l'autocertificazione viene sostituita da una certificazione rilasciata dal centro di addestramento. Quindi diciamo, l'utente che non sapesse, diciamo, come fare questa autocertificazione, o che non volesse farla, o che comunque si sente più garantito dal fatto di voler fare un corso presso un centro autorizzato, può utilizzare anche questa opportunità, cioè fare questo corso di 4 ore, alla fine del quale gli viene rilasciata una relazione di quello che lui ha appreso, e questa relazione sostituisce la autocertificazione.
Per quanto riguarda invece poi le cose che diceva l'ingegnere Valduni, diciamo, teniamo presente che anche un drone di categoria C2, quindi stiamo parlando di un oggetto che al massimo può pesare 4 kg, è tenuto anche per il volo in Mulos ad essere equipaggiato con sistemi attivi e aggiornati di identificazione diretta a distanza e di geolocalizzazione remota. Quindi diciamo che i servizi di flight diventano a quel punto necessari anche diciamo, per l'operazione Bulos, addirittura anche in categoria aperta. Quindi le cose che diceva il ingegner Balduni sono molto interessanti. Professore, ingegnere, se mi posso permettere, in realtà non è esattamente così. Allora, per quanto riguarda la categoria aperta e i mezzi in categoria C1, C2, C3 in particolare, perché C4 sono i famosi autocostruiti che potranno essere probabilmente gli aeromodelli, in cui rientrano poi gli aeromodelli che non avranno l'obbligo di identificazione elettronica in broadcast. L'obbligo rimane per i C1, C2, C3. Parliamo comunque ai sensi della 945 della Local Broadcast Identification, quindi quel sistema che consentirà a chi vede un drone nelle sue vicinanze di identificarlo. Diverso è il servizio di Network Electronic Identification, che è quello che fra l'altro noi promuoviamo attraverso la pubblicazione di uno standard che abbiamo reso pubblico sul portale di Flight. Quindi chiunque, qualsiasi costruttore volesse già oggi implementare un meccanismo di scambio della posizione del mezzo, o direttamente dal mezzo o attraverso la sua ground control station con D-Flight lo può già fare. Non c'è nessun obbligo regolamentare, però secondo me potrebbe essere utile farlo. Detto questo, dipenderà molto dal processo di definizione delle cosiddette zone geografiche UAS. Le zone geografiche UAS, il cui compito di definizione spetterà allo Stato, secondo quanto dettato dalla bozza di legge sui servizi di fornitura sulla fornitura dei servizi di U-Space, potrà definire delle condizioni di ingresso all'interno di determinati volumi di spazio aereo. Quindi ci potrebbero essere delle porzioni di spazio aereo U-Space in cui sarà comunque obbligatorio l'Electronic Networking Identification e altre porzioni di spazio aereo dove questo obbligo non ci sarà. In maniera molto speculare, se vogliamo, a quello che succede con le regole di volo VFR e IFR, per cui a seconda le categorie di spazio aereo, le varie classi di spazio aereo, per cui in funzione della classe di spazio aereo dove si vola, sono necessarie determinate dotazioni di bordo a partire dal VHF, VHF più HF, doppio VHF, doppio HF, transponder modo alfa, modo Charlie e così via dicendo. Quindi diciamo che l'intento del regolatore europeo, evidentemente nella proiezione futura, che è questa bozza di legge sulla fornitura dei servizi di space, che secondo me è molto interessante ed è sicuramente l'elemento che probabilmente riuscirà finalmente a sbloccare il mercato dei servizi resi con i mezzi a pilotaggio remoto, oltre quelli che già si fanno, per esempio impiegando i mezzi per le riprese aeree, per le fotografie, per i servizi, per i video, eccetera, tutto quello che si può fare all'interno della categoria open, quella legge è molto importante. Noi quello che vorremmo fare, che stiamo cercando di proporre all'ENAC lavorando con ENAC, è: guardate che noi di Flight, per quanto riguarda i servizi di U-Space, è già pronta, abbiamo già il servizio di Drone Operation Planning e quindi di Flight Authorization, secondo la nomenclatura di questa bozza di legge U-Space. Abbiamo già il servizio di Electronic Networking Identification e quindi possiamo su questo sviluppare il servizio di Traffic Information e così via dicendo. Se vogliamo sbloccare il mercato dei servizi resi con i mezzi a pilotaggio remoto, io credo che il 2021 secondo me è l'anno zero, veramente, cioè ora o mai più. Io non posso più immaginare uno spazio aereo così vuoto come quello che vedo fuori dalla mia finestra. Mi piacerebbe veramente
che il nostro spazio aereo fosse una risorsa ben sfruttata e in piena sicurezza da tanti mezzi volanti che facciano ciascuno e svolgano ciascuno il proprio servizio utile evidentemente per la cittadinanza, per chi, per chi fa business attraverso l'impiego di questi mezzi. Appena vedo un drone fuori dalla mia finestra ho la scopa in terrazza pronta per abbatterlo, è preciso questo. Mi sembra di aver capito comunque, ingegner Baldoni, che infatti la domanda che volevo fare è questa: siamo pronti per l'Europa, cioè sia a far uscire i nostri droni sia a far entrare quelli degli operatori europei, che anche qui poi ci sarà da ridere dal punto di vista professionale, nel senso che come procede, no, questa integrazione, questa, utilizzo una parola, questa armonizzazione del database europeo? Siete a buon punto? Avete già un colloquio appunto con questo database predisposto, se non ho capito male, da EASA, o ci state ancora lavorando? Allora, stiamo facendo i test operativi. Non è semplice, considerate che alcune specifiche di connessione con questo cosiddetto broker EASA ci sono arrivate il 27 dicembre, quindi io con buona pace di tutti che ovviamente credono negli sviluppi rapidi, però sappiamo che purtroppo poi ogni sviluppo richiede i suoi tempi, e quindi stiamo affinando il tiro del colloquio tra server, tra il server di Flight e i server del broker EASA. Indubbiamente direi già dall'inizio di febbraio il meccanismo funzionerà in maniera appropriata, ovvero questo che significa? Significa che intanto chi ha un codice operatore EASA rilasciato da D-Flight per l'Italia potrà andare ragionevolmente all'estero e farsi identificare dall'autorità estera attraverso il codice, senza necessità di ottenere un codice operatore nel paese in cui si muove, anche perché questo è vietato dalla legge, perché l'articolo 14 dice che ci si registra nel paese in cui si vive, ok? Quindi l'operatore che opera in Italia si registrerà in Italia. Viceversa, l'operatore francese, francesi non è che sono quello spagnolo, che gli spagnoli normalmente sono più simpatici, vuole venire a volare in Italia, ovviamente avrà il suo codice operatore EASA, che per la finalità di identificazione consentirà alle autorità italiane di identificarlo come un operatore validamente registrato in Spagna. Dopodiché comunque l'operatore spagnolo dovrà informarsi sulle regole implementative e attuative vigenti nel paese Italia, comunque dovrà quantomeno accreditarsi gratuitamente su D-Flight per poter verificare qual è la geografia UAS, la famosa geografia UAS che D-Flight visualizza sul proprio attraverso il proprio portale. Dopodiché probabilmente comunque anche l'operatore spagnolo, se vorrà pianificare una missione in Italia, dovrà forse, se vediamo come va avanti il dialogo con ENAC, comunque dovrà probabilmente generare una drone operation plan, sempre che non operino in categoria aperta. Se operino in categoria aperta là ci fermiamo. Se volesse operare in categoria specific, comunque dovrà interloquire con i nostri sistemi e quindi dovrà probabilmente attivare a sua volta un abbonamento ai nostri servizi oppure ai servizi di un concorrente, perché insomma probabilmente molti dei servizi di cui parliamo non saranno certamente servizi attribuiti in maniera monopolistica a D-Flight per svolgere il loro lavoro. Ecco, a proposito, ingegnere, domanda brusca, ma qui c'è da farla in continuazione, la leggiamo sempre più. Sul discorso appunto esborso monetario, se ci vuole gentilmente spiegare la questione del QR code che andrà in scadenza dal primo di febbraio prossimo 21, giusto per capire, ribadisco, il 75% delle domande che ci arrivano sono su questo tema, cioè se devono rifare il QR code, come lo devono fare, perché lo devono applicare sul drone oppure no, perché compare in un solo drone piuttosto che il codice, insomma, riporto quello che trovo in giro, anche se io le risposte già un pochino le so già, ma avrei piacere che se le enunciasse lei. Ah, proviamo a rispiegare nella maniera più semplice possibile la situazione. Allora,
fino al 31 dicembre 2021 fino al 31 dicembre 2020, fino alla mezzanotte alle 23:59 del 31 dicembre 2020, era vigente un regolamento ENAC che imponeva la registrazione di registrarsi, articolo 5, vecchio articolo 8.1 che oramai è stato abrogato, prevedeva l'obbligo di registrarsi come operatore OS e l'obbligo di registrare i propri mezzi purché di un certo, al di sopra di un certo, di un certo massa al decollo. Questo era in grande sintesi l'articolo 8.1. Okay? Noi abbiamo costruito su questo, in accordo con ENAC, uno schema tariffario che prevedeva l'accesso ai servizi di geoconsapevolezza, quindi parliamo il servizio base di descrizione dello spazio aereo UAS in maniera gratuita a valle dell'accreditamento, la registrazione come operatore UAS, anch'esso sostanzialmente senza oneri, la registrazione per i mezzi a pilotaggio remoto, dei singoli mezzi a pilotaggio remoto attraverso l'attivazione di un QR code base o di un QR code pro, e l'abbonamento base era all'epoca gratuito e l'abbonamento pro era soggetto a un prezzo di 24 euro l'anno. Ora viene meno l'obbligo di affiggere sul proprio drone un QR code UAS, quello che noi adesso chiamiamo QR code UAS, cioè quello che identificava specificatamente il drone collegando quello specifico drone al proprio codice operatore UAS. Adesso il regolamento EASA è entrato in vigore, dice che tu hai bisogno di un codice operatore UAS, di una sua rappresentazione attraverso un QR code, che però a questo punto sarà uguale per tutti i propri mezzi. Tu hai 10 mezzi, stampi 10 volte il QR code operatore UAS e lo appiccichi sui 10 mezzi che vuoi far volare, ok? Non devi fare altro. I vecchi QR code rilasciati non è che decadono, perché dal punto di vista di flight il QR code specifico del mezzo è comunque la condizione per poter accedere ai servizi dedicati all'impiego del mezzo specifico. Quindi noi abbiamo una serie di servizi che sono comunque trasversali e che comunque sono distinti in servizi per uso base, diciamo per operatività, per impiego base dei mezzi e per impieghi avanzati dei mezzi. Dopodiché abbiamo il servizio di DOA, il servizio di tracking, il servizio di DOP e il servizio di tracking, che sono collegati necessariamente al singolo mezzo, perché il tracking ha senso solo nel momento in cui io traccio lo specifico mezzo, non un qualsiasi mezzo della mia flotta. Non c'è nessun obbligo a questo punto di appiccicare quel QR code sul mezzo. Quel QR code, se te lo vuoi mettere sulla fronte, te lo vuoi tenere in tasca, puoi fare quello che ti pare. L'obbligo normativo è quello di affiggere da questo momento il QR code che riporti in chiaro il codice operatore EASA, e dal 1 febbraio il QR code codificherà il codice operatore EASA. Perché il QR code di flight e non il QR code stampato in casa? Perché comunque il QR code di flight contiene il QR code è una codifica grafica, no? Di una stringa di testo. Noi combiniamo il codice operatore a un hash, quindi a una stringa segreta, chiamiamola così, che è generata per ciascun operatore. Quindi questo rende praticamente, poi chi è bravo col software riesce comunque a crearsi da solo il QR code, per carità di Dio, però insomma tendenzialmente garantisce l'unicità del QR code. Questo non è uno sgarbo verso gli operatori, ma è una protezione, perché altrimenti io sono operatore UAS, il mio codice operatore viene magari pubblicato su un documento, Stefano lo legge, Stefano è bravo, si riproduce un QR code che in realtà replica il mio codice operatore, va sul campo, fa danni e poi la polizia viene a cercare me, non viene a cercare Stefano. Quindi non deve essere vista come una brutta cosa, ecco questa. Poi, per carità, se vogliamo essere tutti liberi, ognuno di scriversi un codice e di stamparselo sul proprio mezzo, però non mi sembra un grosso passo avanti, ecco.
Più tardi mettiamo in disposizione il QR code di Baldoni per chi lo volesse utilizzare. Vai Luca, microfono. Senta, approfitto ancora della presenza dell'ingegner Baldoni per una domanda che mi è piaciuta, che è passata qui adesso. Io faccio un esempio semplice. Con un Mavic 2 devo volare per un documentario davanti a una chiesa in un comune normale di 10.000 abitanti. Cosa devo fare? Allora, questa domanda francamente preferirei che venisse posta all'ENAC, che è l'autorità. Io non sono un'autorità. Io vi posso dare la mia interpretazione e quella di buon padre di famiglia. Quello che penso che si debba fare, la prima cosa è andare a chiedere al parroco, così insomma, intanto, visto che vogliamo riprendere la chiesa, si chiede al parroco, dice, ma ti scoccia? E questo è un principio di, prima di tutto, di buona educazione. Poi probabilmente bisogna controllare che quella chiesa, soprattutto se si intende riprendere la chiesa per fini, purtroppo uso un termine che so che non va più di moda, però è una realtà dei fatti, professionali, ovvero se poi intendo con quelle immagini in qualche modo generare dei ricavi, mettiamola così, ok? Se io intendo fare delle riprese per generare dei ricavi, devo essere assolutamente certo che per riprendere quella chiesa non vado, per esempio, in conflitto con dei diritti d'immagine. Questo forse non vale tanto per le chiese, ma certamente vale per alcuni monumenti protetti dal diritto di immagine all'interno del tessuto urbano. Come diceva Stefano, per fortuna noi viviamo in un paese che è ricco di bellezze, opere d'arte, ma queste bellezze, opere d'arte sono in alcuni casi tutelate dal Ministero dei Beni Culturali, piuttosto che non da altri tipi di ministeri e così via. Quindi fare queste verifiche secondo me è opportuno, soprattutto non tanto per riprendere la chiesa, se poi voglio fare il video da tenermi in bacheca, ma se io poi con quella chiesa voglio fare un documentario che viene venduto, probabilmente è bene fare questo tipo di controlli. Se ci troviamo all'interno di un tessuto urbano, è comunque sensato e opportuno presentare richiesta alla prefettura / alla questura o al comune. Mi sembra, ho capito che in questo momento molti comuni italiani si sono comunque attrezzati per avere un percorso abbastanza veloce di rilascio del nulla osta all'impiego dei mezzi a pilotaggio remoto all'interno del tessuto urbano. E ultima analisi, attenzione, spesso e volentieri, ahimè, anche la chiesa ha la sfortuna di trovarsi sotto uno spazio aereo controllato. In tal caso, insomma, se diciamo, in quel caso si entra in un meandro ancora più complesso, purtroppo, se si dovesse rimanere all'ombra dell'ostacolo rappresentando dalla chiesa, quello è sicuramente un vantaggio, perché la regolamentazione ENAC parla appunto del volo all'ombra degli ostacoli, e vi anticipo che probabilmente bisognerà comunque chiedere il permesso al proprietario dell'ostacolo per poterci volare intorno. Ecco, quindi capisco che la risposta non è quella che ci si poteva aspettare, cioè ho un Mavic Mini, volo in categoria open, vado intorno alla chiesa e faccio le mie riprese senza curarmi troppo di chi mi sta attorno e di che cosa riprendo. Io ritengo che sia sensato comunque attenersi a questo tipo di cautele, fermo restando ovviamente l'assicurazione, l'attestato e quant'altro. Questo tipo di cautela è sempre opportuno. Se parliamo di una chiesa, io sono stato piacevolmente a ottobre in giro per la Val d'Orcia, c'è quella bellissima chiesetta, sicuramente molti di voi la conoscono, che sta su una collinetta, è una chiesetta diroccata, molto suggestivo come posto. Io credo che là, oggettivamente, se uno si fa un giro con il suo Mavic Mini, difficilmente va in contrasto a qualche norma, ecco. A meno che, essendo poi anche magari
quella, un'area tutelata, un parco, e magari si sta mettendo in buca da solo, eh? Eh? Si sta mettendo in buca da solo, la blocco perché è la domanda successiva. Ecco, ok, via, andiamo. No, aspetta, adesso volevo un attimo finire il discorso delle belle arti. Ho appreso recentemente che operatori appunto in possesso dell'attrezzato critico, vecchia maniera, che verrà presto convertito in quello A2, con sommo, non tanta gioia, ma anzi un po' di dissapore appunto da parte che ha conseguito quell'attestato, che per lavorare vicino, quindi ottenuto tutti i permessi, sblocco dalla prefettura, bla bla bla, a Roma specialmente, bisogna fare richiesta anche al Ministero delle Belle Arti, dicono espressamente di non avvicinarsi a meno di, adesso non mi ricordo, mi pare che fossero o 5 o 10 metri dall'oggetto protetto, quindi dalle statue eventualmente. Quindi è una cosa da tenere presente anche questa. L'altra domanda, ma vedo che si stava già infilando nella fossa da solo, e Arun dice, vabbè, non volo in città, volo in tutto il bellissimo verde che ho in Italia. E qui ci troviamo di fronte da 10 metri, dice Pierluigi Costanzo. Benissimo, grazie di avermelo ricordato. E i parchi, io so che non è colpa di D-Flight naturalmente, ma delle regolamentazioni già preesistenti. Tuttavia, tutti voi avrete notato, consultando le mappe, le cartografie offerte gratuitamente da D-Flight, che l'Italia soffre di un morbillo terribile. E anche nelle parti verdi, che uno dice, oh, che bello, lì posso volare, in realtà sono aree protette, riserve naturali, parchi nazionali, via discorrendo. So che avete avuto un confronto barra chiarimento, no, con gli altri enti preposti, soprattutto quelli che regolano i parchi. Cosa ci può raccontare ingegner Baldoni a tal proposito? Quindi qual è sempre l'iter da seguire per poter volare sopra i parchi e le riserve naturali? Faccio presente anche che occorre, ultimamente abbiamo appreso, che occorre fare anche la richiesta a Rete Natura 2000, che è un ulteriore organismo da me, cioè, veramente per volare sopra un po' di verde sta diventando problematico. Ci può raccontare qualcosa anche di questo fatto? Tanto riguarda sempre D-Flight, anche se D-Flight in questo caso non è il problema e non è la causa certamente, però è colui che espone effettivamente queste limitazioni. Sì, non c'è dubbio. D-Flight, diciamo, sul piano cartografico non fa altro che mappare la cartografia rispetto alle regole semantiche che vengono dettate dai regolamenti pubblicati dall'ENAC. Ora, qua sul tema parchi è un tema che io credo sia molto, molto delicato, perché su questo c'è molta confusione sia a lato pubblico sia a lato proprio gestore parchi. E forse c'è un qui pro quo che nasce proprio dall'impalcatura legislativa che sta a monte di questo di questa situazione. Sostanzialmente la legge, sapete, c'è una legge nazionale che dice che all'istituzione del parco naturale, che sia riconosciuto a livello nazionale o regionale, viene attribuito un divieto di sorvolo. Per ragioni più o meno comprensibili, insomma, ma poi su questo il parco in realtà ha facoltà di emanare dei regolamenti attuativi che effettivamente confermano questo divieto o derogano a questo divieto. Ora la questione qual è? È che in realtà il regolatore dello spazio aereo, il regolatore per l'aviazione civile, cioè l'ENAC, che è l'autorità italiana preposta alla gestione dello spazio aereo, ha detto molto chiaramente che la riserva di spazio aereo in realtà la riconosce solamente l'ENAC. Quindi in realtà sta dicendo, attenzione, lo sta dicendo agli enti parco in primo luogo, attenzione, la riserva, il divieto di sorvolo si costituisce solo nel momento in cui io ti riconosco la corrispondente riserva di spazio aereo. E questo processo, qua forse c'è un po' il qui pro quo tra le istituzioni, mentre probabilmente l'ente parco nel momento in cui è stato riconosciuto e viene formalizzata la costituzione dell'ente parco, dà per presupposto che basandosi sulla normativa vigente gli corrisponda la riserva di il divieto di sorvolo. Nella realtà l'ente parco non deve fare altro che fare quello che fanno tutte le associazioni aeromodellistiche o i gestori di aviosuperfici che vogliano
avere la propria aerosuperficie riconosciuta nella cartografia aeronautica, ovvero quello di presentare domanda a TM03 per la costituzione di una riserva di spazio aereo. Quindi l'ente parco che vuole vedersi riconosciuta effettivamente quel divieto di sorvolo lo può fare, ma lo deve fare attraverso l'attivazione della procedura TM03. Una volta che fa la procedura di la richiesta di attivazione della riserva di spazio aereo attraverso la procedura TM03, l'ENAC la valuta e se accetta la richiesta determina la riserva di spazio aereo comunicandola all'ENAV, che è il soggetto deputato alla pubblicazione in AIP, nella cartografia aeronautica ufficiale, di quella riserva di spazio aereo. Dopodiché l'ENAC che dice? Se quel divieto non c'è, cioè se quel divieto non è riportato in AIP, quel divieto non c'è. È lo stesso principio con cui sostanzialmente l'utente dice che non può essere multato per un divieto di velocità, per un limite di velocità, se il limite di velocità non viene ben messo in evidenza lungo la strada. Quindi il principio che sostiene l'ENAC è esattamente questo. Di flight, di par suo, se la riserva di spazio aereo è pubblicata in AIP, viene certamente replicata in di flight come zona rossa. Ok? Quindi esistono delle zone, delle aree di parco che sono effettivamente riconosciute come riserve di spazio, cioè lo spazio aereo sovrastante è effettivamente riconosciuto come riserva di spazio aereo riportata in IP, e quindi l'utente che volesse provare a volare in quell'area su D-Flight vede su D-Flight che è zona rossa, e a meno di non fare una richiesta di nulla osta all'ente parco, tendenzialmente là sopra non ci può volare, ok? Poi che cosa ho fatto di flight? Per cercare di rendersi utile verso l'utenza, perché comunque sappiamo che nel corso dell'estate ci sono state tante questioni, chi ha volato magari sul parco dello Stelvio si è trovato multato dall'ente parco. Secondo l'ENAC, quell'utente avrebbe dovuto fare ricorso verso quella multa, perché se, non essendo riconosciuto quel divieto non sussiste. D'altro canto il parco scrive a Lena che ha di flight dicendo, lamentando il fatto che ci sono, per esempio il parco del Circeo ha scritto a Lena che all'ENA aveva di flight, dice, lamentando il fatto che ci sono tanti droni che volano sul parco senza autorizzazione. E diciamo, quindi qua è venuto, diciamo, l'intento di pubblico servizio, ma di pubblica utilità di flight, di indicare, di voler comunque indicare i confini noti dei parchi secondo la cartografia ufficiale del Ministero dell'Agricoltura, e poi lasciare un po', purtroppo non possiamo fare altrimenti, di nuovo al buon senso e al corretto comportamento di buon padre di famiglia, di chi vuole poi andare a impiegare i mezzi a pilotaggio remoto senza rischiare troppo di incorrere in sanzioni, di dire guardati intorno. Se tu ritieni di trovarti all'interno del perimetro di un parco, ti costa meno fare una telefonata al parco e chiedere se effettivamente puoi volare, è comunque un meccanismo, diciamo, di buona educazione, piuttosto che vedersi poi le guardie forestali che magari anche per ignoranza, per carità di Dio, ti comminano, ti condannano al pagamento di una sanzione, e poi magari tu hai anche il titolo di contestare, di ricorrere al TAR, al giudice. Però poi lo sappiamo che in Italia magari la contestazione di una multa di 100 euro ti finisce per costare molto di più. Quindi questo è un po' il senso di quello che noi abbiamo chiamato layer parchi. Abbiamo avuto un po' di discussione con ENAC a valle dell'attivazione di questo layer parchi. Mi ricordo anche qualche articolo simpatico uscito sullo stesso Trozin. Io credo che poi il servizio mano a mano l'abbiamo affinato, e insomma anche l'ENAC alla fine si è convinta del fatto che, pur mettendo in evidenza solo i reali divieti, dare l'indicazione che comunque sulla verticale di un punto ci si trova all'interno di un parco nazionale non è poi così un'indicazione sbagliata. Poi l'utente decide in piena autonomia cosa fare di questa informazione.
Sì, diciamo che male non fa, un'informazione in più male non fa. Ovvio che, e qui la metto lì come battuta, ma mi pare che sia anche un servizio che farete, a questo punto si potrebbe negativizzare, no, la cartografia di flight e mettere solo in evidenza le zone dove si può volare senza alcuna limitazione. Potrebbe essere una cosa simpatica. Volevo, sì, poi sul discorso parchi apro e chiudo velocissimo. Sappiamo, rimane molto poco. appunto, è quello che temevo. Tanto pollo là e qua e là. Esatto. No, poi succede che molti parchi poi diano il permesso, no? Previa visione delle registrazioni a patto di poterle utilizzare, perché poi sono anche abbastanza, non è che sono poi così severi, cioè se non si è in periodi di riproduzione della fauna, insomma, non hanno delle particolari difficoltà. Volevo tornare un attimo sul tecnico, visto che ho visto comparire Marco Rapolla, dell'Aeroclub di Benevento, ma così, fuori dai denti, cosa ne pensi del regolamento europeo? Che prospettive ci sono a livello formativo? Cosa ne pensi del BVLOS? È una sessione... Allora, il regolamento europeo aumenta la sicurezza del volo per ovviamente l'aviazione con equipaggio, quindi di questa cosa io essendo poi un pilota appunto con equipaggio, essendo anche un pilota in aviazione senza equipaggio, sono sicuramente soddisfatto, così diciamo che aumentando la sicurezza del volo diminuisce anche il timore di collisioni in volo, no? Questa è una delle cose più importanti che sta creando anche appunto il sistema di D-Fly con la geoconsapevolezza. Quindi il futuro è sicuramente migliore di oggi. Bisogna attraversare questo periodo, insomma, di conversione. In questo momento ricordo che i centri di addestramento sono momentaneamente sospesi in Italia, quindi a breve noi riattiveremo questi corsi, che saranno gli A2, saranno gli scenari standard, e successivamente avremo il famoso BVLOS, quindi per tutti quelli che vorranno poi esprimersi nel BVLOS, anche grazie al futuro di D-Fly, sicuramente avremo modo di espanderci, come diceva anche prima l'ingegner Baldoni, in modo migliore, economico ed industriale anche. Il microfono, vedo che è ricomparso Daniele Trombini. Hai il microfono funzionante? Riesci a farlo andare? Una domanda anche per te. Io, se mi consentite, devo veramente lasciare. Sono arrivato al limite del divorzio. Cristiano, cosa dirti? Sei stato gentilissimo. Ti ringrazio a nome di tutti i partecipanti, penso. Hai dato risposte che la gente chiedeva, ti chiederò un ultimo sforzo, appunto raccoglieremo un po' le domande, te le invieremo così le potremo pubblicare. Che dirti, grazie, sei stato gentilissimo, ribadisco, grazie fuori voi, dall'orario di lavoro. E buona serata a tutti, grazie infinite. Grazie, anche grazie anche buona serata, ciao, sì. Ciao, ciao. Ciao. Sono stati cattivi, però vedo che stanno ricominciando a riaccedere. Poi molte persone, purtroppo, anche visto l'orario, oltre all'ingegner Cristiano Baldoni di D-Flight, se ne sono andati giustamente per altri impegni familiari. Avevo un'ultima domanda a Daniele Trombini del centro di HT di Milano, appunto più o meno la stessa, nel senso che cosa ne pensate del regolamento EASA? Avete in previsione anche servizi o corsi futuri che vadano al di là di quelli richiesti fondamentalmente dai regolamenti europei e dall'UASIT? Ma allora, a parte quello che ha già detto Marco, diciamo che questo nuovo regolamento, a parte ora che siamo in un periodo di transizione, teoricamente una volta a regime dovrebbe quantomeno delineare una volta per tutte quello che è il percorso formativo per quanto riguarda l'utilizzo dei droni. Noi ne stiamo discutendo, ne stiamo parlando, sì, molto probabilmente usciremo con dei corsi probabilmente anche più mirati, ma questo parliamo nelle categorie poi open, oltre che chiaramente alla categoria A2. Stiamo anche noi, come ha detto Marco, aspettando, nel senso che per il momento siamo chiusi, si prevede la ripartenza chiaramente nel mese di febbraio,
nella speranza che ENAC ci faccia uscire quello che è la nostra regolamentazione appunto per l'emissione dei nuovi attestati, dei nuovi brevetti. Come corsi, sì, usciremo con dei corsi più specifici, fatti ad hoc per ogni esigenza e per ogni utilizzo, oltre che chiaramente aspettare anche il BVLOS. Il BVLOS è certamente una sfida interessante, come diceva l'ingegner Baldoni prima, è l'evoluzione, no? Cioè io non posso mettere 50 operatori per fare l'extended VLOS o comunque sia, cioè il drone alla fine deve poter fare tutto da solo. Va detto, questo lo dico a livello personale, che io prima di salire su una macchina, neanche su un drone, ma su una macchina a guida autonoma, completamente autonoma, ci metterò un pochino. Però il futuro è quello, se non c'è niente da dire, ci stiamo vedendo, stiamo assistendo a esperimenti fatti con telecamere e robot con l'intelligenza artificiale, che sono veramente tanta tanta roba. Io poi sono un appassionato tecnologico, sono informatico, quindi sono molto attento a quelle che sono le evoluzioni, no? E il progresso, fermo restando che se ci tolgono l'energia elettrica ripiombiamo tutti nel Medioevo, questo penso che sia chiaro e ben limpido davanti agli occhi di tutti. Quindi sicuramente il futuro dei droni è quello. Un po' mi dispiace perché ho già una certa età e sentire dire che il 2021 sarà l'anno zero per il futuro dei droni, ma è così, anche se in cuor mio so che dal 2015 ad oggi ho assistito almeno a 3 edizioni del regolamento ENAC più 7-8 emendamenti, adesso quello transitorio europeo e infine quello definitivo europeo, probabilmente non troveremo mai pace. Tuttavia, noi siamo qua, rimaniamo sul pezzo, ringraziamo appunto le persone competenti che ci seguono e che collaborano con noi, quindi Marco Rapolla con tutto il suo staff di Aeroclub Benevento, Daniele Trombini di HT Academy, qualora appunto anche volessero estendersi a altri centri di addestramento, ma ribadisco, devono essere ben selezionati attentamente perché non esiste che facciano parte del nostro team. Ci piacerebbe, abbiamo coniato un nuovo termine per questo gruppo che si chiama Centri di Addestramento di Eccellenza, quindi non si parla più di low cost, una parolaccia che non vogliamo più sentire parlarne. Abbiamo sempre parlato di right price perché è quel termine corretto, quindi il prezzo giusto. Il prezzo rimarrà giusto anche con i nuovi corsi di formazione, verrà chiaramente adeguato con quelle che sono le esigenze. Ci saranno appunto servizi aggiuntivi per chi li vorrà fare, corsi specifici, come diceva prima il professor Mirabella, per chi comunque non si senta sicuro, voglia operare con tranquillità nel settore dei droni. Quindi concludiamo questo webinar. Sappiamo che le domande ancora da porre sono tantissime, le raccogliamo tutte, ne faremo appunto, le gireremo o ai nostri flight instructor, flight examiner o collaboratori stretti, o all'ingegner Baldoni e al suo team di D-Flight, e poi cercheremo di dare risposta pubblica a tutti quanti. Io vi ringrazio per la pazienza, mi bevo un goccino d'acqua che ne ho bisogno e spero di rivedervi presto sui cieli italiani, possibilmente senza questo maledetto coronavirus. Grazie a tutti, buona serata. Buona serata a tutti. Ciao, ciao, ciao. Stavolta chiudo davvero io la porta. Va bene. Ciao.